Ok, eccoci qui. Ha caricato il tutto e come vedete ho posizionato male la gente, gli scudi non sono davanti. Vabbè, va bene. Allora, come vedete adesso è uno strategico turno. I personaggi hanno una lealtà, una vita e una stamina. Poi qui vediamo ciò che hanno nella cintura, come avete visto prima, e sarà più facile da utilizzare ed estrarre. Lo scudo, per quanto riguarda questo personaggio. E qua abbiamo il colpo singolo e raffica. Raffica va bene sulle corte distanze e per far fuoco di soppressione. Pistola, scudo. Possono utilizzare un'arma secondaria e una primaria. Ok, è un'ottima squadra adesso per me. Almeno per il mio stile di gioco, si intende. Ora dobbiamo fare una piccola esplorazione della zona. Ecco, ne abbiamo già trovato uno. E noi ci muoviamo fin qui. Ok. Abbiamo il rifleman lì, lo accucciamo dietro la copertura. Oddio, cos'è successo? Abbiamo qui il nostro mitragliere. Oh. Questo è un... si chiama TU, è una statistica. Un TU alto è un tempo di risposta alto, cioè il nemico potrebbe spararci mentre noi ci stiamo muovendo davanti a lui. Ok, controlliamo qua di lato che non ci sia nessuno. Molto bene, siamo arrivati lì? Sì, tanto c'è l'albero in mezzo, non può colpirlo. Lui lo mandiamo qua dietro, lo facciamo guardare di là perché questo è proprio un briefing un po' poco cazzuto. Ok. Quando i soldati si accucciano hanno il 20% meno di probabilità di essere colpiti e se sono dietro a una copertura bassa, come queste rocce, non questa roccia è già alta, ti copre al 100%. Questa roccia bassa invece è una copertura distruttibile e soprattutto ti copre per tipo il 50% del corpo, quindi avrai una percentuale di blocco del colpo del 50%. Gli scudi davanti a loro bloccano il 100%, ma hanno come vedete 80 su 80 che è una vita. Quindi gli scudi possono essere distrutti dai nemici. Più gli spari contro, più li distruggi. Non è che ci vuole un ingegnere per capirlo. Ok, gli spariamo, proviamo a colpirlo a colpo singolo, preso. Che culo. Aggiungerai perché era un colpo fortunato questo, ragazzi. No, non riusciamo a fargli fuoco di soppressione. Passiamo il turno. Adesso è il turno degli alieni. Tutti i movimenti dei nemici che non vediamo, ovviamente, ecco, gli ha fatto fuoco di soppressione. Praticamente non avrà stamina nel prossimo turno. E resterà accucciato. Questo è il fuoco di soppressione. Almeno avrà, credo, metà della stamina. Sì, infatti. Noi gli spariamo un colpo, che tanto da qua non ci muoviamo. Magari lo colpiamo, forse. Ok, lo mettiamo in soppressione. Ah, c'è il blocco. Ok, dai, facciamo l'azzardo. Lo muoviamo qui, più vicino. Sì, c'è il blocco qua, lo so. Ok, proviamo. Proviamo a fare una rafficata. No. Non riusciamo. Madonna che mira che hai, eh. Ma è proprio... Ti hanno addestrato col culo. Madonna. Ok. Poi facciamo fuoco a raffica con lui. Ok, l'abbiamo anche preso. Ma noi gli abbiamo fatto fuoco di soppressione. Non vuole star giù questo, eh. Ovviamente quando i colpi nel caricatore finiscono dobbiamo ricaricare. E ricaricare significa sprecare stamina. Aia, ci ha colpito, male. Che brutta cosa. Quando ci colpiscono potrebbero farci danno da sanguinamento. E il danno da sanguinamento è molto fastidioso. Ci ha colpito. Io mi ritirerei qua dietro perché non voglio perdere un soldato così sin da subito. Blocca 75%, fuoco di soppressione. Preso, è andato. Ok,
Se qua avessimo avuto l'Hunter, la scout car, adesso avremmo potuto fare molto più in fretta. Semplicemente l'Hunter con le sue calibro 50 sparava e lo distruggeva. Ma non l'abbiamo. Ora, le cose da fare sono praticamente due. La prima è un po' esplorare, ma credo che qua sì, cioè c'è il limite mappa. Ok. Poi di solito io mando i miei uomini in coppia. Qua le strategie, ragazzi, sono molto arbitrarie rispetto al giocatore. Cioè, volete fare un assalto frontale? Oddio, qua c'è un alieno. Ovviamente potremmo venire a sapere tutti i punti deboli. Ok, abbiamo già trovato la nave. Bene. Significa che noi mandiamo i nostri uomini di qua, direi. Ma non adesso loro. Ok, lo mandiamo qua. Così protegge il nostro uomo sul fianco sinistro con lo scudo. Adesso il nostro uomo è parecchio al sicuro. È una buona cosa. Muoviamo qua giusto per non sprecare stamina al prossimo turno. Cerchiamo di muoverli di là il più in fretta possibile. Che palle. Abbiamo poca stamina quei personaggi. Adesso è in giallo. Significa che non attaccherà noi nel prossimo turno. Se vedete qua l'icona. È in giallo, quindi non attaccherà noi il prossimo turno, ma ciò non significa che non sia pericoloso. E soprattutto ci danno più soldi per più civili che rimangono in vita. Quindi mi starebbe un po' su che lo faccia fuori, ma non credo. A meno che non esca dalla copertura. Infatti si ritira, vabbè. Lì deve esserci un altro signorotto. Ecco, bravo, scappa. Ma se sei idiota. Sì, intelligenza artificiale, ragazzi. Soprattutto dei civili. Scusate. Ok, ragazzi, rieccoci. Scusatemi per l'interruzione. Dicevamo, appunto, nel primo episodio ho detto TPS. Non è vero, non è un third person shooter. Come vedete è in visuale isometrica. Scusate. Non ricapiterà. Allora, situazione tattica. Mi sono stato via un attimo di tempo. Allora, ok, c'è un alieno qua che però non è difficile che ci colpisca, non è pericoloso. Però più che altro potrebbe colpire questo civile. Più civili muoiono durante la missione, meno soldi ci daranno. Quindi sì, è un po' scomodo. Quindi io direi di mandare gli scudi. No, fuck, ne hanno trovato un altro, da dietro poi. Ah, ma allora dobbiamo eliminarlo. Dannazione. Ci penseremo dopo. Fuciliere qui. Fuciliere qui. Loro possono subire i colpi, non è un problema. Non intendo muoverli perché potrebbe essere una cosa pericolosa. Più che altro questa posizione qua è la più vantaggiosa che ho. Poi, per il resto, sposto un fuciliere qui. Ma qua dietro non voglio che rischi la vita. Rimanga in copertura. E gli altri due li mando a caccia, ragazzi. A caccia di dei signorotti che si nascondono ai bordi della mappa. Perché la missione finisce del tutto quando li abbiamo catturati tutti. Quando li abbiamo uccisi tutti. Uccisi barra catturati. Perché poi potremmo anche catturarli con delle armi di stun ravvicinato. Però questo lo andremo a vedere solo durante i gameplay, mi sa, perché purtroppo, essendo questa una nuova partita, si sbloccano un po' avanti. Quindi sapete come funziona. Poi seguite i gameplay e vedrete tutto. Adesso qua appena ucciso mi sono civile, infatti. Ai 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 ai. Devo sparare a loro, pezzo di merda, spara a loro lì. Perché li vedo scoperti. Intelligenza artificiale, ragazzi. Tipologie di armi, giusto per parlarne, ma mi sembra molto ovvio. Il fucile, quello che usano i riflemen, è un semplice fucile d'assalto, ragazzi. Lo scudo ci para i colpi e può essere equipaggiato con un'arma secondaria, che può essere un'arma ravvicinata oppure una pistola di qualsiasi tipo. E poi abbiamo
Il fucile a pompa, utilissimo sulle corte distanze, davvero l'arma più devastante che ci sia, io credo, nel gioco. Ok, no dai ragazzi. Seriamente? Seriamente? Ma non ci credo. Stai a vedere che me lo beccan pure. Stai a vedere che me lo beccan pure. Mancato. Ma vaffanculo ragazzi. Vaffanculo. Ok. Questa è una poca stamina. Rimuoviamo per non trovarci in brutte situazioni con il tizio dall'altro lato. Non credo che abbia già fatto il giro, non ha abbastanza stamina, quindi li muovo qui. Ok. Gli altri cacciatori dall'altra parte gli facciamo fare il giro così, in modo che non sia una cosa inutile, ecco. Esploriamo tutta la mappa. Ok, vediamo se tipo faccio arrivare qua. Vabbè, li teniamo in coppia perché non si sa mai, ragazzi. Avere un soldato da solo, magari anche con danno da sanguinamento. Aia, aia, porco cazzo. Ho capito che devo fragarli tutti, voilà. Dannazione. Ok, facciamo una bella rampicata. Ma porca puttana che mira di merda che hai, cazzo. Hai proprio una mira di merda. Lascia che te lo dica, ragazzo. Posso neanche cambiarlo perché non c'è abbastanza stamina, di boh. Fa venire voglia di vederlo morire, cazzo. Palle. Cioè, più di così che cazzo volete? È lì. Oh, grazie signore, grazie, bravo. Come ti chiamerai? Chiamerai Desgucio, sei chiaramente un messicano. La faccio un po' da messicano. Questa invece è una cosa un po' razzista, però va bene. Non avete sentito niente. Vive messicano. Nemico, fa fuoco. Ok, vedete che abbiamo fatto bene a fare il giro comunque, perché adesso tatticamente li abbiamo più o meno circondati. Dentro abbiamo visto che ce ne sono due. L'abbiamo visto quando lui è uscito. Qua ci arriviamo, signorotto. Bene. Possiamo spostarlo anche lì, giusto che così non subisce proprio neanche i colpi. Ok, qua abbiamo il civile. Facciamo il giro così, non passiamo per l'interno. L'interno è una posizione scomoda. Sempre in coppia. Ok, lo spostiamo qui. Granate ne abbiamo? No, non ne ho proprio caricate. Questo non l'ho praticamente equipaggiato. Di solito carico sempre le granate. Il buco che abbiamo fatto sulla nave. Allora, iniziamo tutti a spostarli perché prima li spostiamo meglio è. Bravo. Fagli il culo. Bello piatto. Ah, un civile è salito sulla nostra nave. Bene. Bene. Ok, lui praticamente sta morendo. Lo diamo in mano. Curati poi però. Ecco, bravo. Adesso ogni volta che vi curate, ragazzi, il danno che era prima di sanguinamento svanisce tutto qui. E vi dà anche un po' di vita in più. Un po', dipende da quanto lo usate. Questo c'è un civile che se la sta facendo addosso. Noi continuiamo dritto, eh. Però sempre circospetti su questi lati qua. Qua è morto un civile. Però credo che l'abbia fatto fuori lui lì. Ok.
ficcato nel culo. Preso. Ora stiamo qui il mitragliere in modo che faccia fuoco di copertura sulla porta. Dopo, quando entreremo. Poi pomparolo. Poi come li chiamo io, ragazzi? I pomparoli. Ok. Scudo. Gli scudi entrano sempre per primi, almeno con me, perché in questo modo i primi colpi di TU, quindi di risposta automatica, se li prendono gli scudi e non i miei pomparoli che entreranno dopo e faranno la strage loro alla fin fine. Io credo di aver lasciato un uomo alla nave. No, bene. Pensavo di essermene lasciato un indietro, invece. Ok. Dove possiamo arrivare con lui? Beh, li mettiamo qua dietro in fila, dietro lo scudo. Ok. Non, io consiglio di non metterli subito qua davanti, perché gli alieni possono uscire. Va bene che stanno camperati sempre, c'è sempre qualcuno camperato lì dentro. Però possono uscire, ragazzi. Quando escono, mi fanno culo i soldati. Se con, hanno poco tiro. Dov'è il mio pomparolo? Qua. Ragazzi, devi venire qui. E il resto, tutti i riflemen lì davanti. Questo è un turno, sono un paio di turni di preparazione all'entrata, allo sfondamento. E io consiglio sempre di farli, perché non essere preparati a un'entrata rende il tutto davvero difficile. Ve lo assicuro. Ve lo assicuro io. Qua lo mettiamo sempre per un fuoco di copertura, non si sa mai che debbano ritirarsi. Mettiamo qua dietro questa. E qua dietro ci mettiamo lui, che tanto non farà niente in questa missione. Ok. Passiamo. Dentro dovrebbero essercene due. Io ne ho visti due, speriamo che siano solo due. Ok, entriamo. Boom. Infatti due. Adesso le cose sono due. Io lancerei una flashbang. Boom. Boom, soppresso. Poi faccio entrare lui. Pompata in faccia. Bene. Lo faccio. Oh, ok. Ah, ero un morto quello là dietro. Bene. Ok. Questa era una missione molto semplice, anche se c'erano già degli alieni un po' più avanzati, non erano i soliti grigi. Però va bene, non ci interessa. Ok, e adesso abbiamo sbloccato delle nuove ricerche, perché ovviamente abbiamo trovato delle armature, degli armamenti. Allora, per il resto, ragazzi, più o meno in generale questo è il gioco. Possono succedere altri scenari. Gli altri scenari li utilizzerò soprattutto durante i miei gameplay, ve li farò vedere. Se volete seguirli, bene, per il resto se no ve li scoprirete durante il gioco e sono anche parecchio divertenti. Per esempio quando gli alieni faranno degli attacchi tra virgolette terroristici a delle città e noi dovremo intervenire su queste città per riportare la pace, insomma. Ok, facciamo andare avanti in tempo intanto. E niente, io... Qui finisce più o meno il mio tutorial sugli attacchi di terra. Questo sono in generale gli attacchi di terra. Per il resto, appunto, come vi ho detto, ve li farò vedere nei miei gameplay e tutte le varie varianti. Farò un altro episodio di spiegazione di strategia sull'utilizzo dei veicoli, appunto. Sbloccherò l'Hunter e ve lo farò vedere, ok? Quello che adesso sto ricercando. Che è una macchinetta che però allo stesso tempo dà tutto un altro impronta strategica al gioco. E vi dirò quel paio di tecniche che uso io. Giusto così, perché credo sia comunque una parte quasi a sé del combattimento di terra. Niente, questo era più o meno il mio tutorial. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e un bel commento. Se vi sono piaciuto io iscrivetevi. Continuerò i tutorial e spiegherò tutto quello che succederà di nuovo durante questo gameplay.
perché dopo, d'ora in poi saranno gameplay dopo il terzo episodio. Quindi fatevela prendere bene e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.